Noi peraltro ci facciamo questi weekend intensivi perché cerchiamo di fare la selezione insieme, siamo in 5 oltre il direttore artistico e quindi durante l'inverno e la primavera ci troviamo per interi weekend in Lessinia, ci chiudiamo in una sala e guardiamo film dalla mattina alla sera con il fuoco che scoppietta accanto a noi e fuori nevica. E quindi perdi completamente la cognizione della realtà, arrivi a sera che non ti ricordi nemmeno più come fai di nome e cognome, quindi è tosta, ma è veramente molto interessante di sicuro. Non ci sono mai scontri particolarmente violenti, per fortuna, ecco, anche se quando ci sono, e per fortuna che ci sono, servono anche capire un pochino cosa stai facendo dell'edizione del festival, che edizione sarà, che taglio riuscirai a dargli. Ci siamo veramente accorti che quest'anno il tema che andava a toccare le produzioni delle terre alte, delle montagne e via discorrendo, avevano questo focus molto concentrato sull'ambiente, sullo stato attuale delle cose, su una nuova idea di ecologia, su una necessità di affrontare veramente il discorso prima che sia troppo tardi, insomma. Sì, ovviamente ci sono dei film a cui ti affezioni di più, però nel momento in cui chiudi il concorso, chiudi la selezione e forse il momento arriva soltanto quando hai fisicamente il catalogo in mano, lo vedi stampato e vedi cosa hai messo assieme, alla fine trovi un equilibrio e li ami tutti alla stessa maniera, quindi devo dire che sì, ho i miei favoriti, ma non è che sto parteggiando per qualcuno in particolare perché deve assolutamente vincere, perché si merita un premio. Credo che in realtà la cosa più dolorosa sia quelli che non riesci a portare in concorso, perché ci sono certi film che vedi durante la selezione che magari trovi veramente molto belli, che ti entusiasmano, che dici wow, che bel film, però arrivi a capire che non sarebbero giusti in questo festival e quindi devi fare la scelta di escluderli anche se sono dei film eccezionali. E questo è più doloroso che avere magari in concorso film in cui credi un pochino meno.